Oggi nonna se ne va. Ho preso la macchina e sono andata subito a Faenza e mi sono resa conto che quello era il viaggio più strano che avevo fatto fino a quel momento. Dovevo per forza pensare che parole utilizzare, perché sarebbero state le ultime per lei. Sono arrivata all'ospedale, sono entrata nella stanza, le ho preso la mano, mentre lei teneva anche quella di mia mamma, e mi ha guardato e mi ha detto: Laura. E poi, aspettandomi, salutandomi, è andata via. Senti mamma, è un saluto questo a te. Sono fortunata anche in questa cosa, perché non tutte le persone hanno la possibilità di dirsi addio, di guardarsi. Lei mi ha insegnato un sacco di cose. Mi faceva la merenda quando veniva a prendermi a casa da scuola. Parlavo ovviamente in dialetto, nel dialetto romagnolo. Laura, guarda, ma hai visto quanta gente viene a salutarti durante i concerti? Ma cantano tutte le canzoni, Laura. Le sanno tutte a memoria, ma com'è possibile? E ho detto: nonna, si chiamano pausiniani. Lei veniva a tutti i raduni. Io faccio una volta all'anno una festa del fan club e alcuni di loro, di voi presenti, l'hanno anche conosciuta, perché si è seduta spesso di fianco a voi. Era una persona semplice, faceva la postina, ricamava e mi ha insegnato a dire sempre tutto quello che penso. All'inizio, quando mi avete conosciuta in televisione, ero molto timida perché avevo paura di vedere tutte queste persone famose che prima guardavo in televisione, poi mi toccavano, mi abbracciavano, parlavano come se fossi una loro amica, mi sembrava strano. Poi piano piano ho fatto proprio come mi ha insegnato lei. Come vedete, parlo tanto e racconto di me e non ho paura di farlo anche sbagliando, però cercando di farmi conoscere, perché questa è la mia possibilità con la musica.